Ciao a tutti, in questo video vi spiegherò il funzionamento di questo quadretto e perché ho realizzato questo quadretto. Avendo recuperato parecchie batterie al litio, di queste 18650, dovevo caricarle una a una a mano oppure costruirmi dei fili con dei cablaggi per caricarle tutte in parallelo. Allora ho deciso di fare questo quadretto, anche perché non sapevo mai la reale carica di ogni singola batteria. Questo quadretto permette di caricare 10 batterie alla volta e in più verificarne la durata. Infatti, avendo un selettore che mi inserisce le lampadine, io facendo scorrere 1 ampere su ogni lampadina vedrò quanto tempo dura la batteria e se si spegne prima del tempo di un'ora. Se si spegne prima del tempo di un'ora vuol dire che la batteria non raggiunge neanche 1 ampere ora. Se dura più di un'ora vuol dire che può arrivare anche fino a 2 ore. Facendo ripartire ancora il selettore col temporizzatore, perché il temporizzatore adesso è impostato un'ora, dopo un'ora si accende la spia gialla, però le lampadine continuano ad essere alimentate dalla batteria. Dunque si vede se dura di più di un'ora. Dunque vediamo la reale carica delle batterie. Per esempio, queste batterie qua, da qua in giù, durano tutte di più di un'ora. Alcune durano anche fino a 2 ore, dunque si sa che 2 ampere ora li forniscono. Mentre invece queste qua nastrate e queste qua dopo, queste qua durano mezz'oretta, queste qua durano proprio 10 minuti, dunque sono esaurite. E poi vi farò vedere come farò a provare. Allora, adesso spegniamo il nostro quadretto, vi faccio brevemente vedere lo schema. Allora, dentro c'è uno schema a relè con un selettore e un relè che mi fa partire la carica. Praticamente dà alimentazione a tutte le schedine e col collegamento che c'è già tra le schedine e le batterie parte a caricare. Cioè, facendo così, quando c'è inserito la batteria nel suo slot, il LED sopra indica che sta caricando. Ok? Poi si può attivare la fase di scarica. Anche mentre sta caricando, ciò vuol dire che oltre a caricare le batterie, le batterie alimentano anche le lampadine. Se io tolgo l'alimentazione delle schedine, le batterie non vengono più caricate e dal momento in cui giro il selettore, parte il temporizzatore che dura un'ora, che sarebbe questo. Dopo un'ora si accende questa lampada gialla, che è questa. Se le lampadine si spengono prima dell'ora, vuol dire che durano meno di un'ora. Praticamente, siccome che queste lampadine sono calcolate che fanno scorrere 1 ampere, vuol dire che non arrivano neanche a 1 ampere ora se si spengono prima della luce gialla. Se invece durano di più, vuol dire che durano di più di 1 ampere ora e sono ancora abbastanza efficaci le batterie. Poi l'altro schema è lo schema dell'alimentatore. Io ho usato dentro un alimentatore del PC e quei tre relè lì che sono in parallelo, che sarebbero i tre relè in parallelo sarebbero l'R2 che vado a scaricare tutte le perché le batterie, ogni filo che va alla batteria l'ho tagliato tramite l'R2. Praticamente sono tre relè. Ritornando a questo schema, vediamo l'alimentatore del PC. A me serve un più 5 volt per alimentare tutti i modulini, però almeno da 10 ampere, perché ogni modulino assorbe 1 ampere, dunque devo almeno avere 12-15 ampere. Prova che gli alimentatori da PC quasi tutti hanno un 5 volt da 10-12 ampere.
E poi mi serviva un 24 volt per alimentare i relè, le lampadine e il circuito qua dei selettori. Non avendo un 12 volt nell'alimentatore, ho preso un più 12 e meno 12. Attenzione che il più 12 fornisce 10-15 ampere, il meno 12 fornisce 0,5 ampere. Però avendo attaccato solo 2-3 relè, 2-3 relè e 3 lampadine, sono più che sufficienti per far andare tutto il nostro circuito. Niente, allora dall'alimentatore escono il filo rosso dall'alimentatore del PC, che è un più 5 volt, e un filo nero. Il nero è il comune di tutto l'alimentatore. Io qua l'ho tagliato con l'R1. L'R1 che sarebbe quella R1 qua, che sarebbe la carica. La carica però ho usato un relè abbastanza grosso e ho diviso i fili in modo da dividere la corrente, perché qua passano 10 ampere che va a tutta l'alimentazione di tutti i più 5 volt delle schedine. Ok, poi c'è il circuito. Questa è una schedina di queste che io le ho messe proprio dietro al buco che ho fatto, così si vedono i LED della carica, della scarica e via dicendo. Le uscite bisogna collegarle come da schema elettrico che dice la scheda. Praticamente più e meno out vanno alla lampadina. E più e meno watt vanno alla batteria. Non mettete nessun relè qua di mezzo, perché poi influisce sulla carica scarica, sulla scarica soprattutto, perché quando va a scaricarle lui le va a bloccare sotto i 2,5 volt. E non fate collegamenti strani, perché dopo non funziona più tutto il resto. Ho dovuto mettere questa resistenza da 0,22 ohm. Meglio 0,27, però non l'ho trovato e l'ho messo da 0,22. 5 watt, perché quando le batterie sono talmente cariche che arrivano a 4,2, tante volte non mi riesce a accendere la lampadina quando faccio la fase di scarica, perché all'accensione la corrente nello spunto si alza troppo, il modulino lo sente e non fa l'accensione perché va in protezione. Mettendoci una resistenza da 0,22 va a limitare quello spunto all'accensione, che praticamente la schedina non lo sente e lo va a accendere. Io per risolvere quel problema lì, perché con la resistenza da 0,27 si accendeva sempre, mentre invece con la 0,22 mi capita a volte che non si accende la fase di scarica. Allora io, facendo quel sistema qua, dando alimentazione e facendo così, vedete che si è accesa lo stesso. Questa qua non si era accesa prima. Accendo questo e poi spengo l'alimentazione delle batterie, della carica. E loro restano accese, perché una volta partita poi resta accesa. Niente, poi vediamo un'altra cosa. Io ho messo in più quel selettore qua che mi permette di accendere e spegnere il PC. Per accendere e spegnere il PC e l'alimentatore del PC, cosa ho fatto? Allora, bisogna usare il filo nero e verde, quel selettore qua praticamente. All'inizio non l'avevo messo, però cosa succede? L'alimentatore del PC, quando tu vai a mettere in corto l'uscita, cioè magari il rosso e il nero va a mettere in corto, lui va in protezione e non riesci più a accenderlo, sei obbligato a spegnerlo e accenderlo con questo selettore, con questi due fili, perché sennò non si resetta. Mi sembra di aver provato a togliere e mettere l'alimentazione, ma non si resettava. Sei obbligato a spegnerlo e accenderlo col PC. Proprio il suo interruttore, che è il nero e il verde. Poi io ho messo, volevo dirvi,
i colori delle, se sapete già i colori dell'alimentatore che tensioni forniscono, ve li dico subito. Allora, lo 0 volt è il nero, il rosso è il 5 volt positivi, il giallo è il 12 volt positivi, l'azzurro è il meno 12 volt, quello da mezzo ampere, da 0,5. Poi c'è il verde e il nero che servono per l'accensione. Poi mi sembra che c'è l'arancio, che io non l'ho adoperato, ma sarebbe il 3 volt. 3,3, non so, 3,3,3, non mi ricordo adesso. Poi ho messo quei due LED qua, così so che quando accendo abbiamo la tensione su tutti e due i rami, no? Ho messo per i 5 volt, ho messo un LED rosso. Il LED rosso si accende, comincia a accendersi a 1,5 volt. E ho messo una resistenza in serie da 220 ohm, mentre invece vediamo se si vede qua, per il LED verde che si accende sui 2 volt, 2 volte e mezzo, ho messo, dov'è che è qua? Ho messo tra il giallo e l'azzurro, non tra il giallo e il nero, perché tra il giallo e il nero avrei 12 volt, ma tra il giallo e l'azzurro. Però qua ho messo, siccome che abbiamo 24 volt, ho messo una resistenza da 1,2 kilo, cioè 1200 ohm. Ora per fare una prova di scarica veloce veloce, ho preso una batteria già scarica. Quando è scarica, voi la lasciate lì 10 minuti, lei si riprende ancora un po', dunque la lampada si riaccende. Io adesso la forzo un po', mi attacco un altro carico, così la facciamo scendere un po'. Però vedete che lei si riaccende, perché quando scende al di sotto dei 2,5 volt, il circuitino provvede a togliere la corrente. Il circuitino che c'è dentro qua provvede a togliere la corrente. Dunque non c'è problema se lasciate inserita la scarica. Lei continua a accendersi a spegnersi fino a che alla fine resta spenta e resta scollegata. Vedete? Adesso lei si spegne, poi si riaccende. Teniamola spenta un po', vediamo. Questa è una batteria di quelle che non duravano tanto, duravano pochi minuti. Vedete, con questa batteria scarica come si spegnerà la lampadina. Boh. Tensione. Due, tre. Due, tre, arriverà a un certo punto che vedrete la tensione della batteria salire, perché lui interromperà il circuito, staccherà la lampadina e la tensione della batteria risale. Ok, adesso l'ho scollegata perché vedete che sta risalendo la tensione della batteria. Adesso sta risalendo. Adesso devo giocare bene. Vedete che sta risalendo la tensione della batteria? Vuol dire che l'ha scollegata dalla lampadina. E poi si accenderà, non so quando si accenderà. Se dopo tiene in memoria che
questo non l'ho mai verificato. Se tiene in memoria che è sceso troppo e non la riaccende più, bisogna per forza spegnere il selettore e riaccenderlo dalla scarica oppure ridare alimentazione al circuito di carica. Però adesso vedete che sta salendo. No, niente, adesso l'ha messo ancora in protezione perché vedete che sale e scende, così è ancora in protezione. Allora lui la fa risalire un po' e poi la fa scendere ancora, l'attacca ancora al carico. La mantiene sempre a quella tensione lì, per mantenerla in circa 2 volte e mezzo, 3. Infatti io, se scollego il carico facendo così, allora, scollego il carico, vedete che è andata subito a 3,5. 3,6. Ok, così abbiamo visto anche questo passaggio che non avevo visto. Invece la fase di carica, prendiamo una che adesso bisognerà aspettare, vediamo che tensione ha questa batteria. Bisognerà aspettare che si carichi. Io fermerò il video. Allora, questa 3,7 non sono tanto cariche. Andiamo a vederne altre. Ne prenderne alcune già cariche, se no ci si impiega un'ora. 3,6. Queste qua. Però queste mi sembra di averle lasciate tutte. 3,6. Dimenticavo una cosa. Questo circuito qua, tutto questo, va ripetuto per 10 volte logicamente, perché sono le 10 schedine e le 10 batterie con le 10 lampadine. Dunque questo è il circuito che va ripetuto 10 volte, che sarebbero questi qua, questo cablaggio qua, insieme a quei tre relè qua, perché tutti i fili passano dentro nei contatti, sono 10, ho fatto ogni relè a 4 contatti, 4, 8 e poi ne ho usati ancora 2. Finalmente la batteria si è caricata. Non so se si riesce a vedere la differenza tra i contenitori qua dove non c'è la batteria. Quando non c'è la batteria lampeggia anche il LED rosso qua sopra, non so se si riesce a vedere. Mentre invece quando la batteria è totalmente carica si accende solo quello blu. Infatti tutti gli altri c'è un minimo di lampeggio del LED rosso perché non è presente la batteria. Ah, un'altra cosa volevo dirvi, quelle lampadine qua sono lampade, quelle delle frecce delle auto da 21 watt e 12 volt. Mettendo queste lampade praticamente la corrente con 4 volt abbiamo un assorbimento di circa 1 ampere. Un'altra cosa che volevo dirvi, una prova che non avevo mai fatto era quella di togliere e mettere la batteria quando ormai la batteria è carica. Non so se riparte a caricare o vediamo. No, si accorge che è già carica. Non so, avrà un livello che quando si abbassa di più ripartirà a caricare. Oppure penso che a spegnere e riaccendere, anche quello non ho mai provato, dovrebbe ripartire, ecco, perché probabilmente si azzera e riparte il ciclo di carica. Niente, se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace e ci vediamo ai prossimi video di riparazione e di altri progetti.